da 100 giorni da Leoni è con noi Riccardo Rocchesso. Ciao Riccardo. Ciao Fabio, buona serata a tutti. Allora, oggi è successo, c'è stato un evento movimentato a Montecitorio con questa manifestazione che poi abbiamo visto immagini, abbiamo letto notizie di scontri con la polizia. Era la manifestazione, insomma, la protesta non solo degli ambulanti ma dei commercianti, diciamo. C'erano, hanno partecipato, visto, Paragone, Sgarbi, altri. Cosa si può dire su questa manifestazione? Perché vedo qui anche nel mondo della cosiddetta controinformazione che qualcuno dice il punto di rottura, insomma, chissà cosa è successo. Dal tuo punto di vista? Ma dal mio punto di vista ci sono alcune stranezze. Di sicuro non è che i cambiamenti si fanno sempre con, insomma, con la non violenza, a volte, cioè, la storia ce l'ha dimostrato, però ci sono alcune stranezze. Allora, la prima, noi abbiamo pubblicato oggi la diretta, quindi ho guardato un po' anche io, ho guardato un po' gli organizzatori, cosa dicevano, ho ascoltato un po' Sgarbi, e allora partirei da queste cose qui. Allora, intanto gli organizzatori hanno aizzato la foga in una maniera impressionante. Allora, questa è una similitudine, ti ricordi, con Trump un po', che ha fatto, sì, il discorso, ti ricordi? Però loro l'hanno fatto in maniera molto più evidente, palese, e questo già, diciamo, è un indizio. Il secondo, i politici presenti. Allora, c'era Sgarbi, c'era Paragone, però c'è anche da dire che Umberto Carriera, che è l'organizzatore di Io Apro, è molto vicino alla Lega. Questo è innegabile, perché si rilanciano viceversa Salvini e Carriera. E già qui sono tutti e tre partiti che sono, bene o male, tre personaggi che sono a favore dell'obbligo vaccinale. E questa sarebbe la protesta, diciamo, ok, degli ristoratori. Ci arriviamo alla terza. Allora, gli scontri con la polizia. Gli scontri con la polizia sono avvenuti in tutte le manifestazioni in cui io ho assistito personalmente, ma che ho anche visto, insomma, su internet, non sono praticamente mai successi, a parte una volta con gli ultras, un'altra volta. Questa volta ci sono stati gli scontri. Poi c'è, cosa c'è stato ancora? Ci sono stati i QAnon presenti, fatalità, e i media ovviamente hanno subito preso la foto di quello col cappello che scimmiottava ovviamente il suo omonimo di Washington. Quindi ovviamente già questo mi fa abbastanza pensare cosa arriva. Arriva l'onda di letame dei media, perché ovviamente vanno a punire questa cosa. Quindi io ti dico, guarda, i poveri ristoratori gli direi di riaprire invece di andare in piazza a prendersi manganellate con la polizia, che non serve a niente. Oppure con Umberto che organizzava la foga dicendo adesso entriamo in Parlamento, cioè, sì, per carità, è stato un migliaio di persone, non lo so, però non mi è piaciuto per niente. Tu, Fabio, invece come ne pensi tu di questa, guarda, cosa? No, stavo guardando sul Corriere, ho aperto adesso il Corriere.it, e mi ha colpito che, giusto per ritornare a quello che dicevi, le analogie con Trump, hanno trovato lo sciamano anche qua, no? In piazza lo sciamano, scrive il Corriere con tanto di intervista all'Ansa, uno sciamano però da Modena come a Capitol Hill. E, ambulanti e ristoratori protestano in tutta Italia, tensioni a Roma, feriti due agenti. Sì, effettivamente, sì, questi personaggi che ruotano attorno chiaramente non è che mi convincano tanto. E poi bisognerebbe chiedere a questi, perché io apro, no, c'è Carriera, poi ci sono, infatti vorrei conoscerli meglio, infatti credo che l'inviteremo nei prossimi giorni. Voglio capire meglio gli altri due, il famoso Momi, no, di Firenze, che sono, no, gli altri protagonisti di Io Apro. Mi piacerebbe chiedergli proprio la domanda che non mi sembra che gli sia stata fatta, cioè appunto se sono favorevoli alla riapertura attraverso magari il passaporto vaccinale o Covid pass, chiamiamolo come vogliamo, perché secondo me è chiaro che molti di questi che erano lì oggi, no, riaprirebbero subito a queste condizioni, no? Quindi, ma non lo so, sai, non lo so, però, cioè, io mi ricordo già delle proteste che sono sbocciate all'inizio di tante mamme o maestre che volevano, sì, protestare, ma volevano fare la vaccinazione a scuola, per esempio. Quindi, appunto, c'è un po' di tutto.
Allora, da quello che sai, secondo me lui sta cavalcando l'onda, però l'onda poi, sai, si avvicinano partiti, eccetera, comincia a essere strumentalizzata e a me puzza tantissimo. Beh, guarda, questa manifestazione di oggi penso che sia quella più puzzolente di tutte quante, proprio. Secondo te, qual è lo scopo, nel senso il messaggio che può passare? Perché tra l'altro in questi giorni abbiamo visto, e qui magari apriamo anche un altro argomento, le Molotov, non so se erano Molotov, quello che non è che l'ho seguita benissimo, comunque quell'atto, no? Che è stato fatto nei confronti di quel centro vaccinale, Bassetti che poi dice che sostanzialmente bisognerebbe introdurre un reato d'opinione per chi è contro il vaccino e bisogna trattare i cosiddetti Novax come i terroristi degli anni 70, quindi già si associano questi atti al terrorismo e quindi ai contrari al vaccino. Secondo te si sta preparando un clima, e magari anche la manifestazione di oggi può essere letta sotto certi aspetti, che possa giustificare magari altre limitazioni, magari alla libertà di manifestare, o comunque acuire le tensioni? Come si possono leggere, ecco? Allora, c'è da dire che il 1 maggio e il 2 giugno, per esempio, MTV fa due mega manifestazioni, una a Milano, una a Napoli, quindi può anche essere che sai nella... perché insomma, guarda, sono tutti eventi della finestra di Overton. Poi che ci sia un'accelerazione, perché ci sono le manifestazioni grandi adesso a maggio, può essere, perché il 1 maggio sono manifestazioni ovunque. Secondo me difficilmente possono bloccare queste cose, quindi magari provano un po' a buttare la palla così in mezzo con i media. Però sicuramente il clima di angoscia, terrore e di negatività verso chiunque, perché chiunque provi solo a dire una virgola al di fuori della comunicazione della propaganda ufficiale, viene praticamente massacrato. Il discorso dei Novax, detti da Bassetti, tra l'altro, domani mattina faremo una mega puntata su questo, perché c'è da parlarne e molto su quello che ha fatto Bassetti, ok? Però era ovvio, si sapeva già. Adesso c'è la notizia dei container, dei campi di concentramento e anche di, sai, Anche tutto parte questa è. dalla Cioè, finestra di Overton, secondo me. che intanto se ne parla e Sì, vediamo. sì, sì. Ecco, infatti, questa cosa dei container, dei campi container, con tanto, abbiamo visto anche, insomma, la planimetria, quindi che c'è un tavolo, insomma, dei grandi tavoli per accogliere evidentemente dei visitatori. A che cosa potrebbero servire, secondo te? Sono le piccole prigioni per i dissidenti, cosa vuoi che siano? Li chiameranno campi Covid, perché sono persone che non avranno poi farsi il vaccino, che non avranno questo, non avranno quest'altro, quindi li danno automaticamente come contagiosi, come untori. Lo diceva Sgarbi, ti ricordi che diceva Sì. li tratteranno come untori. Hanno messo il generale Figliuolo, il capo dell'emergenza, quindi fai uno più uno più uno, non è che ci voglia tanto a capire qual è il progetto. C'è Draghi, che è una macchina da guerra, Draghi rimane lì per distruggere l'Italia, come ha fatto probabilmente quando era nell'Unione Europea con la Grecia, però insomma aggiungi ancora altri puntini. E io ti dico, guarda, l'hanno già fatto anche in altri stati, Sì, perché in in Germania l'hanno già Germania, creati, in Canada l'hanno Francia. già creati, quindi in Australia. No, quella cosa che hai detto su Draghi è interessante perché cioè mentre il governo Conte, premesso che nei ministeri di solito no, chi scrive decreti, eccetera, spesso anche se cambiano i governi, no, lo staff rimane poi quello a livello diciamo burocratico che scrivono, eccetera. Però c'è stato, lo riconoscono, no, tutti gli avvocati che adesso stanno combattendo, no? Stanno cercando di aiutare i sanitari con l'introduzione di questo obbligo, però tutti riconoscono che questo decreto, chiamato decretino, decretino, non so, insomma, comunque è scritto bene, cioè c'è stato un salto di qualità notevole e quindi sono stati tolti molti spazi, mentre col governo Conte comunque diciamo che erano scritti, cioè già l'uso del DPCM, insomma, c'era una certa così, a volte sembrava un certo dilettantismo. In questo caso, molti avvocati dicono che non sarà facile per niente attaccarsi a qualcosa.
Beh, mi meraviglia anche, cioè, un po', è ovvio che sono molto più precisi, però anche questa è una tuta sella alla finestra di Overton. Stanno migliorando e stanno. Io ti dico, guarda, mi collego a questo, Fabio, avete parlato gli avvocati. State attenti a tutti questi avvocati che girano, che vi promettono, perché tanti di questi sono o scappati di casa, altri invece non hanno clienti. Cioè, a me fa dubitare un po' un avvocato che abbia tutto questo tempo, hai capito? Mi sa Per che c'è prosta. qualcuno che è più in diretta su Facebook che forse nelle aule. Cosa? Dico, c'è qualche avvocato che è più in diretta su Facebook che nelle aule di Sì, giustizia, infatti, cioè, probabilmente. ma poi lì basta che li vedi in faccia, Sì. insomma, cioè, credibilità zero. Sicuramente c'è chi lo sta facendo in buona fede, ci sono tante persone che magari nel sottobosco si stanno muovendo, io su questo sono sicuro. Però quelli che appaiono troppo su Facebook o anche quelli, ti faccio un esempio, lui ha fatto una puntata con un avvocato che ha spiegato un po' dopo il decreto e tanti gli dicevano, ma questo non ha ragione, gli altri dicono diversamente, sì, ma se non vi disse che avrete ragione sempre, non è così, non è così. Per l'obbligo vaccinale le cause vengono perse, non è così, se ti va bene, se trovi il giudice di buon umore quel giorno. Ma vengono veramente perse, quindi non è che sia così semplice. È per quello che sarebbe uno sciopero o qualcos'altro. Ma sono scritte bene e questo è solo un anticipo delle prossime leggi che arriveranno. No, infatti ho letto alcuni consigli, no? Perché anch'io ho avuto questo effetto, no? Che, di messaggi in chat, no? Che sostenevano il contrario di quello che veniva detto da altri avvocati perché avevano sentito, no? Alcuni di questi che sono molto, molto seguiti, che sono quasi diventati degli showman e che però danno dei consigli. Ecco, che, la cosa però, secondo me, la serietà si vede anche da. Ho sentito gli avvocati sia in privato che in pubblico, hanno detto: guardate che la situazione qui è molto delicata, anche perché si sta giocando con il futuro del posto di lavoro, no? Di tante persone, qui, oppure sul loro stipendio. Quindi, cioè, giocare sulla loro pelle, insomma, mi sembra, ecco, veramente da condannare. Sì, è chi la spara più grossa per fare più click e quindi ho trovato il sistema, cioè come sai, hai trovato il sistema per sbancare il lotto e tutti i poveri polli. Fabio, cosa vuoi che ti dica? L'Italia. È l'Italia, sì, esatto. Caro Riccardo, allora, 100 giorni da Leoni, che ci piace molto, ho visto anche le novità che ha introdotto, magari vuoi dire qualcosa, no? Di alcuni appuntamenti nuovi che sono Sì. partiti. Allora abbiamo beh, la mattina invece di fare la rassegna stampa classica, facciamo l'analisi di qualche video, quindi tipo domani mattina avremo Bassetti sui terroristi che siamo noi praticamente, sono già dichiarato terroristi, quindi sappiamo già chi c'è dall'altra parte della barricata, questo è Bassetti. Poi alle 13 invece avremo la vera rassegna stampa, però la faremo con i candidati sindaci, ma avremo Andrea Tosatto, abbiamo avuto Iese, avremo ospiti comunque Moscarella, quindi insomma personaggi molto importanti. E la sera invece faremo solo speciali con ospiti importanti. Avremo Silvana De Mari, domenica avremo Abbigliadori, martedì avremo Loreto Bogliano, avremo Meluzzi, avremo Montanari, a brevissimo avremo Massimo Citro, avremo Povia. Insomma, ci stiamo muovendo moltissimo. Stiamo facendo anche l'associazione, quindi tra poco apriremo anche un po' le donazioni perché insomma ci vogliamo un po' ingrandire. E niente, insomma, sta andando tutto bene. Il sito sta andando molto bene. Ho fatto un picco di 49.000 visite su un giorno, che sono tanti. E insomma, va tutto bene anche senza YouTube. Dalla faccia a loro. Bravo, ottime notizie quelle che ci stai dando, ne siamo molto felici e complimenti, no, perché sei molto bravo sia nella parte, diciamo, in video, ma anche hai grandi competenze proprio a livello organizzativo, tecnico, no? Comunque sai come funzionano queste cose, quindi non è semplice poi in così poco tempo, no, ottenere questi risultati, quindi doppio Guarda, ho onore, diciamo. fatto lo schiavo tutta la vita per aziende importanti anche, poi ho imparato un sacco di cose. Adesso metto in campo tutto quello che ho imparato proprio per una cosa che mi piace, quindi per quello ancora di più, l'associazione e tutto quanto, io voglio che diventi il mio lavoro, insomma, effettivo. Ma certo, Perché in assolutamente. effetti, poi sai, non, magari le cose non succedono neanche per caso, sai, No, no, ma chi lo sa. infatti c'è sempre un percorso, no? È un fine che è il proprio, ma anche quello evidentemente per gli altri. Quindi se poi combacia, meglio. Esatto. Grazie Riccardo, alla prossima. Grazie, Ciao Fabio, grazie a te, sai. Buona serata. Ciao a tutti. ciao.